Io sono dell'associazione del gruppo C83 che ha partecipato attivamente al referendum. Sì, l'importante è che parli forte. Su due punti. Il primo è l'effetto del decreto di agosto. Sì, la manovra. La manovra, sì. Che è una controffensiva di cui l'uscita di Sacconi è il tentativo di prima applicazione, perché ha alle spalle quella notizia segnalata dal Fatto Quotidiano, la titola... Si parla pure a loro, perché se noi sentiamo. Va bene, le spalle. Qualcuno vi sorgerà le spalle. Devi rischiare. Dicevo, va bene. Dicevo che, siccome sono d'accordo che bisogna cogliere le aperture, ma anche non rincorrere, perché il rischio adesso dell'approvazione del decreto è questo, mi sembra. Avete voluto il referendum, l'avete vinto, non avete più soldi, adesso arrangiatevi. Intanto io generalizzo tutte le forme di privatizzazione e quindi isoliamo l'acqua come elemento di anomalia. Questo è che poi nella crisi, come diceva, ecco. Qui credo che il primo punto d'attacco nazionale è questa della Cassa Depositi e Prestiti, che è la cassa maggiore disponibile, è pubblica pure a gestione privata e soprattutto stravolta, no? Bassanini che ha cavalcato contro il referendum ed è di questo giro, assieme alle multi utilities, che non va dimenticato, cioè gli schieramenti in campo si sono modificati e si può allargare quello referendario. Questo mi pare uno dei primi punti, perché altrimenti non si diventa credibili, siccome convengo che bisogna portare a casa dei risultati. E qui c'è un aspetto specifico del Mezzogiorno, dove la necessità della finanza generale, ma della finanza integrativa, insomma, e quindi della Cassa Depositi e Prestiti, altre esperienze di altri, Germania, Francia, eccetera, no? Aprono questa possibilità. Bisogna attrezzarsi bene, ma è fondamentale. Secondo, un altro punto che è oggetto adesso di scontro, di appropriazione, criminale, banditesca, eccetera, è l'agenzia, che diventa il centro dello scontro di potere oggi all'interno della maggioranza, ma insomma, avendo anche le Federal Utility che la sostiene, questo dell'agenzia va assunto in maniera esplicita, perché questa telefonata, cioè questo stralcio dei documenti, no? dei PM di Napoli, insomma, è della stessa portata, della stessa natura di La Vitola, insomma, no? Terzo, e ho finito, io credo che per allargare, cioè il fatto è questo, che negli ultimi 18 anni, dopo l'approvazione della Galli, praticamente si è persa la dimensione di sistema, di ecosistema del governo dell'acqua nei suoi diversi impieghi, e ci si è isolati solo nei servizi idrici ad uso civile, e considerando poi solo la polemica pubblico-privato in senso vecchio, no? Quindi l'acqua diventa un'anomalia, che si collega col primo punto. Ecco, io credo che questo orizzonte vada riaperto, anche perché se vogliamo che ci sia una forma pubblica, diretta o indiretta, voglio dire, i canoni di concessione, la loro distribuzione, derivazione per usi irrigui, eccetera. Adesso che c'è questo risultato, guai se si rimane isolato, anche perché la valenza di bene comune non può essere riferita solo agli usi, cioè gli usi potabili, insomma, no? Anche se è la leva principale del successo, insomma, no?
pubblica di Imola e volevo dire tre cose sostanzialmente riguardo alla finanziarizzazione dell'economia di cui si è accennato e riguardo in particolare al debito pubblico. Però per fare questo ho bisogno di una brevissima premessa che riguarda la distinzione tra quella che veniva già accennata, economia reale e economia finanziaria. Cioè nel senso che è importante non non immaginarsi che ci sia un'economia reale buona e un'economia finanziaria cattiva. Perché se l'economia finanziaria, se la finanza anzi, ha assunto il ruolo che ha circa dagli ultimi 20 anni a questa parte, è perché c'è un'economia reale cattiva. Non c'era bisogno della finanza per finanziare gli investimenti e i consumi quando gli investimenti e i consumi potevano essere finanziati con flussi di reddito, ovvero quando c'era un welfare state, quando c'erano delle condizioni salariali e di stabilità del lavoro che permettevano in questo modo di avere una domanda aggregata sufficiente per poter fare da motore all'economia. La sto tagliando molto, però cosa succede nel momento in cui facciamo dalla fine degli anni 70, primi anni 80, abbiamo l'avvento delle politiche monetariste o come dire i governi conservatori di cui sappiamo, no? La Thatcher, Reagan, eccetera, eccetera, chiaramente avviene una drastica riduzione di quella che è la quota di reddito nazionale che va ai salari rispetto a quella che va ai profitti, quindi questo è un calo della domanda aggregata, i consumi non partono, i profitti pure, e quindi per sopperire a questa, come dire, carenza di domanda è necessaria la finanza. La finanza che quindi torna ad assumere un ruolo fondamentale come prima, come dire, della crisi del 29. Prima della crisi del 29 la finanza aveva un ruolo molto forte, a differenza per esempio dell'Ottocento. Nell'ultima parte dell'Ottocento e per i primi anni del XX secolo la finanza assume un ruolo importantissimo e poi viene sostanzialmente, raggiunge una fragilità tale il sistema per cui viene poi spazzata via dalla crisi del 29. Nel momento in cui dal dopoguerra delle politiche di stampo diciamo neo-keynesiano vengono messe in campo per mantenere, come dire, perlomeno a dei livelli decenti la domanda, i salari, le condizioni dei lavoratori, non c'è bisogno della finanza. Nel momento in cui è l'economia reale che impone precarietà, tagli dei diritti e dei salari, ecco che allora, ovviamente, come poi immagino avrete sentito tutti, per pompare la domanda e per permettere per esempio agli americani di comprarsi la casa, invece che aumentargli i salari, gli venivano aumentati le concessioni di credito da parte delle banche. Quindi questa è una prima cosa importante, altrimenti credo che si faccia fatica a comprendere esattamente quella che è la dinamica tra economia reale e economia finanziaria. La seconda cosa riguarda, e qui vengo al debito pubblico, è su come si è creato, nel senso che come accennava anche Marco poco fa, il debito pubblico non è dovuto a delle politiche scriteriate come spesso si sente dire, nel senso hanno avuto chiaramente il loro peso, ma non so, il clientelismo di Craxi piuttosto che della Democrazia Cristiana negli anni come dire dal 70 all'80 eccetera, ma è dovuto a una cosa invece, come diceva Marco appunto, molto elementare, che è la speculazione finanziaria. E la speculazione finanziaria ha preso piede dal 1981, ovvero dal momento in cui è avvenuto il forse non abbastanza famoso divorzio tra la Banca d'Italia con il governatore Ciampi e il tesoro del dello Stato, il Ministero del Tesoro, che in quegli anni l'accordo veniva fatto da Andreatta. Da quel momento lì, nel momento in cui la Banca Centrale Italiana non è più obbligata ad acquistare i titoli di debito pubblico dell'Italia, dello Stato, ma questo è un discorso che non vale ovviamente solo per l'Italia, ecco che allora da quel momento lo Stato è obbligato a farsi finanziare sui mercati finanziari, nel senso che quando deve piazzare i suoi titoli deve andare sul mercato e li deve vendere ai prezzi che decidono i mercati. Da quel momento lì gli interessi sul debito pubblico schizzano in aria e il debito pubblico comincia da lì a crescere molto molto rapidamente. Quindi è stata, il nostro debito è stato autoimposto, ce lo siamo autoimposto con il divorzio tra la Banca d'Italia e il Tesoro.
Questo per dire che personalità simpatiche tipo Ciampi, che di solito non viene come dire individuato come ecco insomma il peggiore dei padroni, ecco invece probabilmente noi non saremmo in questa situazione se ovviamente non fossimo se ovviamente la Banca Centrale Europea non avesse assunto esattamente quel principio, non a caso ora dentro alla UEM, e se noi non avessimo, se non ci fosse stata una politica monetaria di questo tipo negli anni 80. Terza cosa, e poi ho finito, riguarda il fatto che dunque, proprio per quello che dicevo adesso, il problema nostro non è il debito pubblico. Perché se il problema fosse davvero il debito pubblico in quanto tale, adesso spiego un attimo meglio, allora avrebbe ragione la destra o la teoria economica dominante a sostenere che dovremmo inserire il pareggio di bilancio in Costituzione, se fosse davvero il deficit del debito pubblico il problema dell'Italia. Il problema non è quello, il problema dell'Italia è la speculazione sul debito pubblico, che è tutta un'altra cosa. Per esempio, un esempio lampante, il Giappone ha un debito pubblico di oltre il 200% del PIL, quindi quasi il doppio di quello italiano. Non mi risulta che in Giappone ci sia questo, ci sia la crisi che stiamo subendo in Europa. In Giappone c'è una crisi super mega pesante dagli anni 90, eccetera, eccetera, però non riguarda il suo debito pubblico, e poi è implicato, ovviamente le cose sono intrecciate, ma il Giappone non ha problemi di questo tipo. Noi abbiamo un problema di speculazione sul debito pubblico, non tanto un problema di debito pubblico in quanto tale, perché il debito pubblico in quanto tale è necessario allo Stato per effettuare della spesa anche in disavanzo, per mantenere elevati gli investimenti, il welfare state e in generale la domanda aggregata, e fare così da offrire così una spesa pubblica, in teoria speriamo dovrebbe essere, cosa che non è stata e che quindi forse è stata essa a causa della stagflazione che si è, come dire, verificata alla fine degli anni 80, oltre agli shock petroliferi. E dunque il debito pubblico in quanto tale oggi ci ritroviamo nella situazione che dobbiamo ristrutturarlo, eccetera, ma non sarebbe probabilmente necessario effettuare una ristrutturazione di questo debito pubblico se la Banca Centrale Europea si limitasse a fare una cosa che ovviamente non può fare per statuto, come veniva detto, che è quello di acquistare i titoli del debito pubblico italiano sul mercato primario, ovvero nel momento in cui lo Stato li emette e non nel momento in cui li ha già emessi, per cui si mettono a circolare sul mercato, sui mercati finanziari. Se si fosse fatta questa cosa, per esempio con il debito pubblico della Grecia, da cui tutta la questione della crisi d'Europa è nata, ovviamente anch'essa importata, perché come si diceva prima giustamente, il debito pubblico è così elevato perché in Europa, perlomeno in Italia, ce l'avevamo già elevato perché si è voluto salvare la grande finanza. E se si fosse condonato immediatamente il debito della Grecia, probabilmente non ci sarebbe stato l'effetto a cascata che abbiamo registrato prima in Irlanda, poi in Portogallo, Spagna, Italia, eccetera. Quindi il problema è la speculazione sul debito pubblico, non il debito pubblico in quanto tale. Dunque quello che il Movimento per l'Acqua deve, secondo me, porsi come obiettivo è di essere in contrasto non solo alle privatizzazioni, ma avere ben presente che le privatizzazioni fanno parte di una teoria economica ben più estesa e generale, in cui, che ci porta nel disastro in cui siamo attualmente. Quindi quello in cui la situazione che ci troviamo ora non è dovuta a chissà quale fattore, ma è dovuta a delle politiche ben precise che vanno contrastate. La prima questione è già stata accennata da Andrea, cioè dobbiamo uscire dalla logica del buon padre di famiglia, no? Per cui devo avere il bilancio in pareggio, quello che entra, quello che esce. La scelta dei pareggi di bilancio, delle politiche di rigore, dell'euro forte è una scelta che sostanzialmente è fondamentale per il capitale finanziario, non per noi. Tanto è vero che l'Europa ha politiche recessive da tempo. Perché ha fatto quella scelta? Perché? Perché vuole l'euro forte, perché la finanza europea ha bisogno dell'euro forte, e perché quando parliamo di finanza non parliamo solo degli speculatori, delle banche, dei fondi di investimento, parliamo anche delle imprese, fra virgolette, produttive. La Fiat e la Volkswagen fanno più utili in questa fase dalla parte finanziaria che da quella di vendita macchine, perché lo scopo di tutte le imprese non è vendere le cose a noi, è fare profitti. Allora, se non riescono ad avere adeguati profitti vendendo macchine, li investono nel cosiddetto capitale fittizio, cioè in titoli su profitti futuri, che però se non c'è creazione vera di valore legata al lavoro
non si realizzano, da lì abbiamo le bolle, la crisi. Noi abbiamo per decenni, partendo dagli Stati Uniti, costruito bolle per alimentare sostanzialmente i profitti di pochi, e adesso veniamo tutti chiamati a pagare le spese. Per cui il primo obiettivo, secondo me, per il movimento dell'acqua e per tutti i movimenti contro la crisi, è: non paghiamo il debito da una parte, dall'altra basta con le politiche di rigore, cioè bisogna far saltare il patto di stabilità e le politiche come sono costituite all'Unione Europea oggi, per cui il patto per l'euro che aveva accennato Marco, il famoso, quel rafforzamento, cioè il six pack che è stato approvato recentemente dal Parlamento Europeo, quello adesso è stato approvato insieme al rafforzamento. Le politiche incentrate appunto sulla Banca Centrale Europea indipendente, e questo ci serve. Primo anche come evento per l'acqua, perché la prima cosa di cui abbiamo bisogno per raggiungere gli obiettivi del referendum è risorse, perché se non ci sono le risorse economiche per fare gli investimenti sugli acquedotti, per avere il diritto all'acqua per tutti e per togliere il famoso 7%, no? E queste devono arrivare dalla fiscalità pubblica, perché il privato sappiamo non ce le mette. E allora, per far questo però bisogna far saltare quel tipo di politiche lì, perché quel tipo di politiche lì sono quelle che continuano a ridurre lo spazio delle risorse pubbliche, sono quelle che spingono a privatizzare perché? Perché così almeno i privati entrano in settori dove hanno guadagni garantiti, e da questo punto di vista, anche da questo punto di vista, è identica la cosa, cioè noi dobbiamo cominciare a pensarci non tanto come soggetto etico, ma come persone che... maggior parte di noi è lavoratori o studenti o disoccupati che vengono colpiti da una serie di politiche. La privatizzazione dell'acqua è solo uno dei pezzi dove noi veniamo colpiti, e ci colpiscono su un elemento essenziale da questo punto di vista, perché ci colpiscono su, da una parte su redditi che continuano a diminuire e tariffe che continuano a aumentare, dall'altra su elementi essenziali che non ci vengono garantiti perché vengono dati al mercato. E allora, da una parte noi siamo un pezzo di attacco alle politiche neoliberiste, privatizzazione, attacco ai salari, politiche di rigore, tutte queste sono legate solo a un aspetto, appunto, far aumentare i profitti alla fine. Dall'altra, la nostra risposta, forse è la prima risposta che riusciamo a dare, che serve anche altri, no? E diciamo, da questo punto di vista, no a certe politiche, e chiediamo un settore pubblico che sia totalmente altro dalla logica del profitto e totalmente altro anche però dalla gestione delle burocrazie, perché noi quando parliamo, lo diremo dopo, il pubblico partecipativo, non ci abbiamo in mente il pubblico come era prima, no? Dove sostanzialmente... Questo c'hai due ore dopo per sì. Per cui noi abbiamo bisogno anche di far capire però questo anche più generalmente. E allora io penso che il movimento per l'acqua, noi come Attac in primis, dobbiamo cominciare a fare emergere questi legami, cioè dalle nostre piattaforme, che sono estremamente giuste, dobbiamo anche articolarle in modo che tutti i soggetti colpiti dalla crisi capiscano perché è importante che ci siano dei diritti garantiti per tutti indipendente dalla possibilità di pagare, e un settore che non risponda alle logiche del profitto e dello sfruttamento. Questa cosa noi la dobbiamo dire per un semplice fatto: questa crisi dimostra una cosa, che non funziona più come in passato, fra l'altro funzionava solo in Europa per una certa fase, dove sì, i profitti potevano aumentare tanto, ma qualcosa arriva anche a noi, no? Di poco. Questa fase è sostanzialmente finita. L'aumento dei profitti non garantisce il soddisfacimento dei bisogni sociali, per cui dobbiamo ripartire da altro, costruire un'alternativa. Quello che il Movimento per l'Acqua sta facendo, magari non se lo dice chiaro, però se pensiamo quali sono le rivendicazioni, poi magari lo vedremo dopo, sono una piattaforma radicalmente alternativa che deve collegarsi con tutti gli altri soggetti che in questo momento stanno lottando contro la crisi, dai disoccupati, dagli studenti, dai pensionati, che magari in questo momento non se ne accorgono, fra un po', soprattutto chi in pensione ci deve andare, si accorgerà che ci avrà di fronte una vita di miseria. Da questo punto di vista io penso che noi possiamo essere un elemento generale per rafforzare questa alternativa. Qua tutto. E anche di un portale di informazione che si chiama InfoAut. Tutto, volevo ringraziare Attac per la possibilità di questa discussione oggi. Con Attac ci siamo anche incontrati di recente. Scusate, io ci provo, giuro. Dicevo, con Attac ci siamo anche incontrati di recente alla meeting di Barcellona, e credo che un momento come questo sia veramente importante. Volevo portare proprio solo due brevissime riflessioni, anche perché la voce non mi permetterà di fare altro. La prima è che penso che un grandissimo merito che ha avuto il Movimento per l'Acqua è stato quello di sciogliere un po' la dualità pubblico o privato e introdurre un concetto che è importantissimo, che è invece quello del comune, che è un concetto che il Movimento per l'Acqua ha espresso benissimo e che poi comunque è emerso in tantissimi altri movimenti che hanno attraversato tutta l'Europa in questo periodo.
se parliamo del territorio italiano, non si può non menzionare la lotta in Valsusa, la lotta Notav, che lì è stata anche lì un'espressione fortissima della necessità di riprendere in mano dei beni che consideriamo comuni, che ci sono sottratti, che invece con una incredibile voglia di partecipazione tantissime persone hanno detto no, questo è un bene che noi difendiamo, e da lì mettiamo in crisi anche tutto un'altra serie di discorsi che sono proprio anche sistemici. Per questo secondo me quello che si diceva anche prima in altri interventi, il referendum sull'acqua è stato veramente fondamentale all'interno anche di un discorso, una critica e un movimento contro la crisi, perché comunque è stato detto anche con una partecipazione enorme che non è così, non è con le privatizzazioni, non è con l'espropriazione dei beni comuni che si supererà la crisi, così al massimo si rimpolpano le tasche dei soliti noti. E la cosa che è stata importantissima è che milioni di persone hanno detto no, così non vogliamo, esprimendo una voglia di partecipazione che secondo me è molto interessante. Un altro aspetto, vado un po' veloce, che mi ha interessato molto anche dell'intervento di Marco Bersani all'inizio, è stata la critica alla campagna anticasta. Secondo me si ricollega molto bene da quello che è stato anche il movimento degli studenti dell'anno passato, che si è fatto forte di uno slogan che se vai a todos, ripreso poi dalle lotte argentine, che proprio dice proprio questo, cioè noi non vogliamo cambiare chi siede sulle poltrone, vogliamo un altro sistema di società, un'altra organizzazione della società vera e propria, insomma. Non vogliamo pagare noi la crisi, non vogliamo che ci siano BCE o FMI che impongano l'austerity sulle nostre vite, non vogliamo che le nostre possibilità siano proprio limitate e normate da questi percorsi selvaggi di privatizzazione. Come fare tutto questo, quindi come riuscire a incidere, a cambiare anche nell'organizzazione proprio dei territori, del comune, secondo me ce l'hanno insegnato i movimenti in difesa dei beni comuni. Credo che il ruolo che ha avuto molto forte il Movimento per l'Acqua è stato, e sarà anche nel prossimo futuro, quello di fare un eccellente lavoro sui territori con i comitati che sono stati in grado di incidere a livello locale, nei diversi territori, e dall'altra parte anche avere un ruolo veramente trainante all'interno appunto di questi movimenti contro la crisi, anche è stato detto più volte, anche messa in discussione del pagamento del debito. Ci sono moltissime, tra l'altro da adesso in poi ci sono moltissime persone che si stanno mobilitando in questo senso, parlo dell'Italia ma di tutta l'Europa e non solo, anche di tutto il Mediterraneo, basta pensare anche a tutti i movimenti nordafricani che si sono espressi quest'anno. Ci sono tantissime date anche da adesso in poi, la più vicina sicuramente è quella che è stata lanciata dagli indignati spagnoli e recepita in Italia, che è quella del 15 ottobre, che credo siano tutti i momenti di incontro anche con altri movimenti che siano assolutamente interessanti da valorizzare. Grazie moltissimo.